Buongiorno. Buongiorno di nuovo. Un minuto prima della partenza, abbiamo dei tempi molto concentrati e quindi un saluto grato a voi che avete deciso di ascoltare questa nostra conversazione che affronta un argomento certamente attuale sempre nella medicina. Io mi chiamo Gianfranco Gensini e farò una brevissima introduzione su questi concetti su cui poi i colleghi daranno la loro esperienza e la loro capacità di affrontare un tema che per la salute della popolazione è sempre centrale. Posso avere la prima diapositiva? Ecco, questo, in che direzione la devo mandare? Ecco, questo è il panel, professor Amadori, dottor Giuliani, la dottoressa Mattavelli, il dottor Moscatelli e la dottoressa Ricci. Il nostro obiettivo è, vediamo se va in che direzione va mandato. Bene. Ecco, nel 71 si diceva che Cochrane, che è uno dei grandi della medicina, dei grandi studi, tutti i trattamenti efficaci dovrebbero essere gratuiti, ma era il 71. Negli anni il contenimento dei costi, il budget, ha portato a rimodulare questa considerazione in un'altra. Tutti i trattamenti costo efficaci dovrebbero essere gratuiti e questa è condivisa. In questo senso è emerso il concetto di sostenibilità, cioè nel nostro caso la sanità, che un processo, uno Stato possa essere mantenuto indefinitamente, in equilibrio per soddisfare le esigenze del presente senza compromettere le possibilità delle future generazioni di procedere. Questo schemino ricorda cosa succede quando c'è un'innovazione. C'è l'attesa esagerata all'inizio di quello che sarà il risultato di questa innovazione, il picco delle aspettative esagerate, la fossa della disillusione, a un certo punto lo scoramento prevale, poi la salita dell'illuminazione e l'altopiano della produttività. Ogni innovazione tende a seguire questo schema. È uno schema che sovrastima nel tempo immediato ogni innovazione, i giornali titolano finalmente e poi si scopre che non è proprio così. Nel tempo ogni innovazione viene a trovare, grazie al lavoro delle persone che stanno intorno a me e che oggi ci diranno la loro esperienza, tende a trovare la sua giusta collocazione. E negli ultimi tempi sta emergendo un concetto nuovo, che l'innovazione dovrebbe essere sempre accompagnata da un'attenzione alla conservazione, perché la possibilità di innovare non deve far perdere le cose positive che esistono. In questo caso si parla di innovazione frutta, parità di costi, miglioramento dei risultati, oppure costi inferiori ma risultati uguali. Io semplifico, ma i colleghi vi daranno in modo più ricco questi concetti. L'attenzione a cosa sono questi risultati, che non sono solo la morte o la vita, la protrazione, il proseguimento di una malattia o la sua interruzione, ma sono anche la qualità della vita, il benessere. Voi sapete che accanto al PIL ci dovrebbe essere un altro valore che si chiama BES, benessere equo e sostenibile. C'è una cabina di regia al Ministero, al Consiglio dei Ministri, che parla di questo, quindi l'attenzione alla salute globale, al benessere globale, è quello che chiediamo all'innovazione. E questo libro che parla di deep medicine e parla dell'intelligenza artificiale ci ricorda una cosa con cui concludo. Attenzione, nel valutare la capacità di riconoscere in una radiografia una frattura, l'intelligenza artificiale ormai è meglio, non è uguale, è meglio, vedete quella figura, è meglio di un professionista. Cosa vuol dire questo?
i nostri colleghi affronteranno anche questo punto. Grazie dell'attenzione, adesso devo la parola al professor Dino Amadori, direttore del Centro Oncologico Romagnolo, IRCCS, Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, che nella sua ormai non breve attività ha affrontato e, per esempio, avrete letto tutti il CAR-T, ecco, ne discutevamo perché il suo centro è per l'appunto in grado di partire col CAR-T appena saranno lasciate, sarà deciso il fischio di inizio. L'innovazione è necessaria, in questo caso è un'innovazione particolarmente sofisticata, ma credo che il professor Amadori riuscirà a spiegarcelo con chiarezza. Buongiorno a tutti, grazie. La mia esperienza, di cui sono stato chiamato oggi a parlare qui, riguarda un'innovazione particolare, una innovazione che ho realizzato in Africa, in Tanzania, in una città che si chiama Mwanza. Questa mia iniziativa nasce da un valore, quello dell'amicizia. Un carissimo amico e collega muore di tumore quando aveva iniziato a fare a Mwanza, in Tanzania, un ambulatorio per far partorire donne in ambiente igienico, donne che altrimenti sarebbero morte di febbre puerperale in modo notevolissimo. Io prendo il testimone di questo mio amico e mi impegno per realizzare in questa città un laboratorio di anatomia patologica dove c'è un ospedale di 800 letti dedicato alla malaria, all'AIDS e alla tubercolosi senza nessuna attività diagnostica. Riusciamo a realizzare questo laboratorio, vado a visitare il laboratorio stesso e mi rendo conto di un dato, diciamo, drammatico. Mi sono posto la domanda: ma che senso ha qui fare diagnosi, in particolare fare diagnosi di tumore, quando il tumore qui è sconosciuto dal punto di vista culturale? Non si sapeva cosa fosse. Nel 2002, in Tanzania, a Mwanza, il tumore era un illustre sconosciuto e non c'erano né oncologi né patologi. 8 patologi e nessun oncologo. Mi decisi a quel punto di portare avanti l'iniziativa per fare lì un presidio oncologico e abbiamo realizzato nel tempo, e ora sta funzionando perfettamente, una vera e propria struttura oncologica. Siamo nell'Africa subsahariana, 300 milioni di abitanti, senza una terapia, senza una radioterapia, senza un'assistenza a questi malati. Abbiamo realizzato questa struttura che sosteniamo e abbiamo sostenuto portando farmaci, portando tecnologie, con un turnover di medici che andavano a sostenere il medico locale, con un principio fondamentale. Queste cose possono funzionare e rimanere nel tempo se nascono nella sede dove c'è il bisogno e dove lì creiamo le condizioni locali, culturali, scientifiche, tecnologiche perché si mantengano nel tempo. Abbiamo formato un giovane medico per 5 anni nel nostro istituto. Questo giovane medico oggi dirige in Tanzania l'unico struttura oncologica dotata di radioterapia. Pensate, 200 milioni di abitanti che non hanno la radioterapia. Dirige un'oncologia medica e finalmente il governo tanzanese ha deciso di dare gratuitamente i farmaci per questa patologia, svolge attività di screening nei tumori dell'utero e della mammella e fa persino con noi attività di ricerca. Dentro questa struttura abbiamo anche realizzato, grazie al dottor Botteghi che è qui presente con noi, un sistema di telemedicina, per cui quella struttura così lontana, così abbandonata, oggi è in collegamento col nostro istituto grazie a questo tipo di collegamento che Matteo Botteghi ha realizzato e gli sono estremamente grato. Questa nostra attività nasce, come ho detto prima, da un valore, quello dell'amicizia, ma penso che possa essere anche considerato sotto un altro profilo, sotto il profilo del valore della solidarietà. Papa Francesco ha detto più volte che
che la indifferenza è una malattia che colpisce gravemente i nostri tempi. L'unico antidoto per l'indifferenza, per me, è la solidarietà. E una solidarietà non a parole, non vuota, non retorica, ma una solidarietà concreta, fatta di atti, di azioni, di impegno personale. Io mi reco in Africa almeno 2 volte all'anno da una 20 di anni. I miei colleghi fanno altrettanto e vediamo finalmente in un paese, in un territorio che era totalmente abbandonato, oggi esiste una struttura che si sta dilatando a macchia d'olio e che diventerà sicuramente il punto di riferimento di quel paese nell'ambito dell'oncologia. Io sono molto rispettoso dei tempi, se concediamo un minuto a Botteghi perché dica come funziona la telemedicina, credo di essere nei tempi. Grazie. Grazie prof, grazie a tutti per la opportunità. I presupposti erano molto semplici. Il mio primo viaggio a Muanza è stato nel 2011 per un'esperienza personale. Il prof mi ha sollecitato su delle urgenze assolute che erano quelle di comunicare e telecomunicare. E dei volontari che operavano lì da più di 10 anni non avevano nessuna via di confronto con i loro colleghi in Italia e in Occidente. Da lì siamo partiti fornendo prima un sistema telefonico che fosse gratuito, di alta qualità, quando ancora internet era qualcosa di molto effimero e mal funzionante, e da lì siamo saliti mettendo insieme una piattaforma di telemedicina integrata che consente appunto di utilizzare il sistema gestionale dell'istituto IRST e giù in Tanzania, quindi sugli stessi server IRST, fatte salve tutte le necessità di privacy, di normativa, è possibile fare lo stesso tipo di attività clinica. Abbiamo attivato i tumor board, cioè i meeting di medici tra gli staff locali qui in IRST in Italia e quelli presso l'istituto a Muanza, e in definitiva la telediagnostica, quindi la telepatologia con supporto diagnostico remoto, a un dipartimento che comunque funziona già molto bene, come il prof diceva, perché è stato strutturato nell'arco di tanti anni e rende autonoma questa struttura nell'ambito della Tanzania e non solo, anche a servizio degli stati confinanti per una popolazione servita di circa 15 milioni di persone. Questa è stata l'ispirazione e lo spunto per la nostra attività. Grazie mille. Bene, complimenti. Il professor Amadori chiaramente ha fatto moltissimo in tanti settori, questo è qualcosa di originale, di trasferibile, di mutuabile, e questo credo rappresenti un contributo particolarmente interessante. Bene, adesso abbiamo la presentazione successiva del dottor Francesco Giuliani, direttore dei sistemi informativi, innovazione e ricerca, ce l'ha anche nel suo titolo, innovazione, IRCCS, Casa Sollievo della Sofferenza. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io vi racconterò in questi 7 minuti un'esperienza abbastanza singolare che riguarda i robot assistivi per i pazienti anziani. Lavoro in quell'ospedale che è anche un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e siamo molto lieti di aver ospitato presso la nostra struttura 2 sperimentazioni delle cose di cui vi racconterò finanziate dalla comunità europea. Stiamo cercando di creare al nostro interno una sorta di laboratorio dell'innovazione. Essenzialmente i punti cruciali sono questi: attraverso delle sessioni di co-creazione in cui facciamo intervenire tutti gli stakeholder, quindi anche i pazienti, studiamo dei nuovi casi d'uso per l'utilizzo di tecnologie, nello specifico quella robotica, ma ci applichiamo, diciamo così, anche ad altro tipo di tecnologie. Poi coinvolgiamo nell'attività sperimentale i principali stakeholder, che sono essenzialmente i nostri pazienti, per verificare delle evidenze che sono di natura clinica, sociale oppure etica, ma ne parlerò prestissimo. La nostra prima esperienza è il progetto europeo, conclusosi un anno fa, Mario. Mario è il nome del robot che riuscite a vedere in figura assieme al paziente e alla nostra psicologa, sul quale abbiamo costruito diverse applicazioni che riescono a far fare a questo robot, che ha le sembianze di un essere umano essenzialmente, una serie di funzioni, a fargli svolgere una serie di funzioni, tra le quali per esempio leggere le news,
fissare degli appuntamenti e quindi leggerli al paziente. La possibilità di sentire musica, e riguardo a questo ci ha sorpreso il fatto che robot di questo genere sono in grado di fungere da stimolo cognitivo, al punto che i pazienti anziani, per esempio, danzano, alcuni di loro, al sentire, diciamo, le applicazioni riprodotte dal robot. Poi esistono esercizi di memoria, ma soprattutto, l'ultimo box, esiste un'applicazione che abbiamo sviluppata, che è stata anche censita dal Radar Europeo per l'Innovazione, che riesce a far svolgere al robot una funzionalità di inquadramento dello stato di salute mediante questionari. E quello che abbiamo portato a casa è il fatto che essenzialmente questi robot sono molto accettati dai pazienti anziani, fungono anzi da elementi di alfabetizzazione digitale per loro. Possono sicuramente giocare un ruolo in termini di engagement, cioè sono in grado di fornire dei servizi che riescono a riempire il tempo di permanenza in ospedale con attività di tipo significativo. E poi abbiamo creato anche, dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista del business, due scenari, diciamo così, innovativi. Il primo riguarda la tecnologia. In questo progetto abbiamo realizzato una sorta di cloud, tipo quello che ospita le applicazioni per i nostri telefonini, di applicazioni robotiche. Detto in due parole, è possibile scaricare un'app dal cloud e far fare al robot una funzione specifica, per esempio fare la spesa. E dal punto di vista del business invece abbiamo cercato di dimostrare come questi robot sono anche in grado di far recuperare al medico tempo prezioso che può dedicare ad attività, diciamo, più significative. Per esempio, i questionari, può leggere il robot, può interpretare il parlato e quindi svolgerli, diciamo così, al posto di un operatore umano. Questo è un altro robot che stiamo sperimentando nell'ambito di un altro progetto europeo, che è in verità un progetto Europa-Giappone. In questo caso, come vedete, quella è la nostra paziente, il robot serve come supporto alla deambulazione. Essenzialmente il robot, che è in grado comunque di intendere il parlato, si dice portami in cucina. Si propone nel setto geometrico più favorevole, il paziente si aggrappa al maniglione e il robot si accorge che il paziente si è aggrappato, inizia a portarlo verso la destinazione. Tra l'altro il maniglione è sensorizzato per misurare la forza muscolare impressa dal paziente e quindi riesce anche a darci informazioni in merito al livello di sarcopenia del paziente. Altre due esperienze significative che abbiamo fatto riguardano invece l'intelligenza artificiale. Alla sinistra una rappresentazione grafica di un'esperienza che stiamo conducendo con la Fondazione IBM Italia, all'interno della quale stiamo realizzando un album arricchito in maniera intelligente attraverso IBM Watson di fotografie. L'ambito è sempre quello del recupero della memoria e della contestualizzazione di eventi nel passato, anche nel presente, geografico e temporale. Sulla destra invece altre due esperienze robotiche che abbiamo sviluppato, una assieme all'Istituto Italiano di Tecnologia e l'altra assieme a SoftBank Robotics nell'ambito di un accordo con il laboratorio di ricerca Konica Minolta. Nel primo caso il robot accompagna il paziente, quindi abbiamo sviluppato la funzione che il robot va nella stanza del paziente e gli dice è l'ora di andare in ambulatorio, e il robot verifica che il paziente ci sia, ovviamente, che lo segua perché riesce anche a mappare l'ambiente e lo porta in ambulatorio. Il secondo caso invece è un caso di sorveglianza e di detection delle cadute, quindi essenzialmente il robot inquadra una scena, si rende conto del contesto, se vede il paziente a terra attiva un servizio di emergenza. Questi robot sono possibili perché di base c'è un software, ovviamente, che li fa funzionare in maniera tale che riescano ad imitare i comportamenti umani voluti. In particolare, volevo raccontarvi ora, una componente del robot, che è poi una tematica di ricerca anche comune ad altre nostre esperienze, che è quella dell'intelligenza artificiale a cui il dottor Genzini faceva riferimento poc'anzi. Essenzialmente quello che è importante in questi sistemi non sono tanto i dati che vengono raccolti, che di per sé sono ricchissimi perché hanno tantissimi valori, ma lo sono gli algoritmi, cioè le ricette attraverso le quali questi dati poi vengono cucinati e diventano azione, per esempio dal punto di vista del robot, oppure conoscenza nel caso in cui questi algoritmi vengano utilizzati per analizzare dati. E si diceva che l'accuratezza diagnostica degli algoritmi di intelligenza artificiale sta superando addirittura quella umana, e questo è un settore nel quale ci stiamo cimentando anche noi, in particolare con immagini di anatomia patologica e con vetrini di anatomia patologica accoppiati con immagini del torace per l'enopesia polmonare, no? Essenzialmente in radiologia, quindi, sono sistemi di supporto alle diagnosi, però sono sistemi molto imperfetti in un certo senso, perché soggetti per esempio a questo tipo di attacchi. Il discorso è molto semplice, cioè la foto di un neo, e l'intelligenza artificiale deve capire se quel neo è neoplastico oppure no.
è possibile inserire un elemento di rumore all'interno dell'immagine non percepibile dall'occhio che inganna l'algoritmo di intelligenza artificiale, così che il positivo diventi un negativo e l'uomo potrebbe non accorgersene ovviamente. Un altro dato importante riguardo a questi sistemi è il fatto che funzionano bene se sono incomprensibili, cioè tanto più si riesce a capire l'algoritmo per come funziona, tanto sarà peggiore dal punto di vista delle performance. Okay. Ovviamente queste tecnologie, pensate al robot, fanno nascere su quelle tre dimensioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di benessere sociale, vi ricorderete sicuramente, mentale e fisico, è una bilancia. Perché ovviamente si tratta di strumenti, la bilancia può pendere verso l'effetto desiderato oppure non desiderato. Per esempio, noi abbiamo sviluppato robot per aumentare l'interazione sociale, perché è possibile chiamare i parenti, per esempio, seguire le news. Un minuto. Dall'altra parte, invece, evidentemente, se il robot fa tutto, posso evitare di avere il rapporto sociale, perché posso avere il rapporto soltanto con il robot. Dal punto di vista mentale, invece, posso delegare, così come dal punto di vista fisico, dei task, oppure utilizzare questi strumenti per migliorare alcuni task cognitivi specifici, perché questi robot, per esempio, hanno dei giochi al loro interno. Dal punto di vista fisico, possono aumentare il mio fisico, ma anche farlo rattrappire, perché delego a loro alcune funzioni. Giusto per dirvi che i nostri progetti hanno avuto un discreto successo anche dal punto di vista europeo, infatti siamo tra le poche innovazioni censite all'interno dell'Innovation Radar, di questo non ho tempo di parlarvi, però di queste due cose sì, due nuove esperienze da 10 secondi l'una, abbiamo vinto un ulteriore progetto europeo che si chiama Gatekeeper, nel quale svilupperemo la piattaforma europea standard per consentire il dialogo tra gli oggetti smart, tipo i robot, oppure oggetti che vivono in un ambiente, e il mondo serio, diciamo così, dei sistemi informativi ospedalieri. Questa piattaforma sarà a due vie per trasmettere dati dagli uni agli altri. Ultimissima esperienza, ci stiamo cercando anche di specializzare nella capacità di disegnare, di progettare dei robot che hanno dei comportamenti socialmente compatibili, quindi che riconoscono anche le emozioni. Grazie, ho cercato di fare del mio meglio. Bene, grazie per questa sintesi molto concentrata di quanto è possibile immaginarsi che potrà succedere nel prossimo futuro. Adesso proseguiamo il programma con la presentazione successiva, che scusatemi, la tecnologia è con la dottoressa Elisa Mattavelli, che è responsabile della MS Faisi. Grazie e buongiorno a tutti. Innanzitutto ci tengo a ringraziare per l'opportunità di essere qui con voi e parlare. Sono un po' emozionata perché il mio rapporto col meeting si è evoluto nel tempo. Mi ricordo quando da piccola mio padre mi portava qua mentre io volevo stare al mare. Nel tempo ci sono venuta sempre con maggiore intenzione, maggior consapevolezza, e adesso mi ritrovo qua a parlare davanti a voi. Quindi ci tenevo a ringraziarvi e ad esprimere comunque magari anche un po' di emozione da parte mia per il momento personale. Io lavoro, la mia società si chiama MS e ci occupiamo di tecnologia software in sanità. Quindi sicuramente vi parlerò di innovazione così come hanno fatto i miei colleghi che mi hanno preceduto e che verranno dopo di me, però inizierò a farlo parlandovi di qualcosa di molto antico, di qualcosa che risale al 1895, ai raggi X, che sono stati scoperti da Röntgen appunto alla fine del 1800. Quando si parla di radiazioni, nel senso comune si pensa a qualcosa di bruttissimo. A tutti vengono in mente immediatamente catastrofi, disastri. Primo fra tutti Hiroshima, Nagasaki, parliamo dell'agosto del 1945, con effetti disastrosi sia sulle vite umane che appunto sulla superficie per i danni riportati. Ci viene in mente Chernobyl con il disastro alla centrale nucleare nell'86. In tempi più recenti ci viene in mente anche Fukushima, per cui le radiazioni associate ad un concetto di disastro, di tragedia, un qualcosa di negativo, misterioso. Negli anni 70 anche i fumetti si sono occupati di radiazioni, sempre però con un concetto legato alla disumanità, alle conseguenze disastrofiche appunto delle radiazioni. Pensiamo appunto ai fumetti della Marvel. Spider-Man è stato punto da un ragno radioattivo.
È così perché era appunto un ragno che era, conteneva delle radiazioni. I Fantastici 4 sono stati colpiti dai raggi cosmici e ancora Hulk è stato esposto ad un'esplosione di raggi gamma. Quindi sempre le radiazioni in un concetto negativo. In realtà le radiazioni sono ben altro, ok? Le radiazioni, però nella nostra percezione sono un qualcosa di negativo anche perché sono invisibili. Viene proprio chiamata come minaccia invisibile la minaccia radioattiva perché non è percepibile a nessuno dei nostri sensi. Ma come dicevo, le radiazioni non sono solo negative, sono anche positive. Ci sono intorno a noi in ogni momento, anche se noi non ce ne rendiamo conto. È stimato che tutte le radiazioni presenti nell'ambiente in modo naturale, quindi fonti naturali di radiazioni, siano pari a circa 2,4 millisievert all'anno. Vi darò poi degli altri parametri per capire questo valore, come si relaziona rispetto a, a altre componenti, altri eventi radioattivi. Tenete conto però che la soglia di non rilevanza, quindi una soglia di trascurabilità della radiazione è pari a 0,01 millisievert all'anno. Dicevamo, le radiazioni sono continuamente intorno a noi. Pensate che ci sono nei cibi. Non tutti lo sanno, ma anche i cibi che mangiamo contengono una quantità di radiazioni. La banana, prima di tutti, anche se in livelli estremamente minimi e quindi trascurabili. L'acqua potabile. Perché? Perché nel suo percorso di mineralizzazione assorbe anche le radiazioni presenti nell'ambiente circostante. E poi i voli aerei, questi magari ci è capitato più spesso di sentirlo. Tenete conto che quello è un valore 0,037 millisievert, quindi molto più elevato rispetto a tutti i livelli che vi ho mostrato precedentemente, è il livello di radiazioni che si assorbono mediamente durante un volo transoceanico Francoforte-New York. Perché? Perché siamo sopra l'atmosfera e quindi siamo più esposti a quelli che sono i raggi cosmici senza la protezione dell'atmosfera. Ma le radiazioni sono anche buone. Perché? Perché vengono utilizzate in medicina. Non è che tutto a un tratto le radiazioni, perché usate in ambito medico, non abbiano conseguenze negative, ma è lo scopo, è la finalità che le rende buone. Perché? Perché in ambito medico ci aiutano nella diagnosi e soprattutto anche nella cura delle patologie. Cosa succede però? Che bisogna avere la capacità di bilanciare e valutare quello che è il rapporto fra il rischio e il beneficio. Quella che i professionisti si trovano a valutare è la giustificazione in ambito medico, l'appropriatezza della prestazione diagnostica e quindi della prestazione con esposizione a radiazioni ionizzanti. Per continuare a darvi dei numeri e quindi a fare dei paragoni, tenete conto che un RX del torace in doppia proiezione comporta l'esposizione a 1-2 millisievert. Le TAC, e quindi qui stiamo parlando di altri livelli di dose, come minimo espongono a 20-30 millisievert, fino ad arrivare a potenzialmente 200 millisievert. Però è sempre parametrato tutto allo scopo, alla finalità. Proprio perché i professionisti si trovano di fronte a questo processo decisionale, quindi alla valutazione dell'appropriatezza, nel tempo le istituzioni hanno dato supporto e strumenti ai professionisti per aiutarli in questo processo decisionale. Di recente è stata emessa questa direttiva europea 59 del 2013, che ha normato diversi aspetti relativi alle radiazioni ionizzanti e ha introdotto delle novità. Una fra tutte è l'obbligo di tenere traccia e monitorare i livelli di esposizioni a cui le persone sono sottoposte, quindi il livello di radiazioni a cui si viene sottoposti. Perché? Proprio perché bisogna avere una sorta di passaporto radiologico, di storia personale radiologica per capire qual è stata l'esposizione individuale alle radiazioni e valutare l'appropriatezza di ulteriori esposizioni sempre per finalità mediche. Cosa abbiamo fatto noi? Perché sono qui a parlarvi di questo? Perché per fare questo c'è bisogno della tecnologia. La tecnologia entra in campo e fornisce uno strumento per fare questo. Noi abbiamo sviluppato questo software che si chiama Fisico, che in realtà è una piattaforma per l'informatizzazione di tutte le attività della fisica medica all'interno delle strutture sanitarie.
ma ha anche un modulo, quello che noi chiamiamo il modulo dose paziente, proprio per il dose tracking. Cosa vuol dire? Vuol dire che tiene traccia, registra e fornisce questi dati ai fisici e ai radiologi, costituendo quello che è la cartella dosimetrica personale. Vi abbiamo riportato solo uno screenshot, ma era per farvi capire qual è la finalità. Un minuto, ce la faccio, ce la possiamo fare. Tutti quelli su quel grafico, quei pallini, ogni pallino è una prestazione radiologica, quindi dietro ogni quel pallino c'è una persona che ha fatto un RX, un TAC, qui non c'è stato posto nessun... Ah no, questa è una TAC, scusate. Ogni pallino è una persona che ha fatto un TAC. Come potete vedere ci sono degli insiemi omogenei più o meno di livello, tenete conto che da una parte c'è l'asse cronologico e dall'altra invece il livello di radiazione. Come potete vedere, i protocolli e quindi la tipologia di esame fa sì che tutti gli esami che hanno la stessa tipologia siano raggruppati in modo uguale. Ma cosa possiamo anche vedere attraverso questo screenshot? Che c'è anche una tendenza, se vedete c'è una linea obliqua che delinea quella che è la tendenza. Come si può notare, non solo questi strumenti ci tengono traccia del livello, quindi di quella dose, di quel numero, ma ci fanno anche vedere come questo numero cambia nel tempo. Questo cosa vuol dire? Che il software aiuta sì ad adempiere a una normativa, ok? Mi porto a casa il fatto di essere conforme alla normativa, ma diventa anche uno strumento per poter fare meglio. Io da questo mi porto a casa che probabilmente, quasi sicuramente, c'è un livello di usura crescente del tubo radiogeno. Vuol dire che il livello di radiazione per la stessa tipologia di esame è aumentato. Quindi mi permette di fare scusate, ottimizzazione. Quindi non solo di adempiere ad una normativa, ma la tecnologia a supporto dell'innovazione, a supporto dell'uomo, mi permette di migliorare il livello di prestazione e di usare quelle che sono le innovazioni in modo intelligente, in modo qualitativamente sicuro per tutti. Ce l'ho fatta? Che ansia questi 8 minuti. Non solo ce l'ha fatta benissimo, ma senza minimamente tradire l'ansia. Bene, molto bene, grazie veramente ai colleghi che hanno onorato l'impegno con una precisissima illustrazione dei vari argomenti. Adesso abbiamo il dottor Moscatelli, Matteo Moscatelli, Head of Digital Services, Siemens Healthineers. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Quello che voglio raccontare è la trasformazione che abbiamo fatto come azienda per supportare le nuove richieste digitali, la digital transformation. Perciò vi faccio un accenno di come siamo cambiati per supportare la digitalizzazione. Come conoscete tutti, Siemens ha una lunga storia, a parte prima del Novecento, però è un'azienda fondata sul prodotto, perciò grandi innovazioni relative al prodotto. Quando si parla di digitale, il prodotto non esiste, perché è fatto da una componente non tangibile. E per un'azienda di prodotto fare questo cambio epocale è stata veramente una missione, perché andare a vendere qualcosa che non esiste diventa proprio difficile, un cambio culturale. Dunque, abbiamo lavorato da parecchi anni nel cambio culturale interno per poter andare a supportare quello che si sente tutti i giorni, data analytics, data predictive, a supporto del paziente. Vi racconto un po' come abbiamo fatto con un'analogia sul cambiamento di internet. Se voi pensate a oggi, tutti i dispositivi, tutti hanno un cellulare connesso, le prenotazioni, il trend di tutte le persone viene monitorato dai telefonini. Nello stesso tempo questo è dovuto iniziare a crescere nell'ambito sanitario, ma con un limite grosso, quello che a differenza di dati normali di uso comune dei social sono dati medici, dati sensibili, con un livello di sicurezza e di privacy molto alto e difficile da difendere se non si ha un'infrastruttura in linea con le nuove tecnologie. Di conseguenza il paragone che abbiamo fatto è quello: si è iniziato con la condivisione dei documenti, internet è iniziato con l'obiettivo di condividere informazioni, nello stesso tempo le strutture sanitarie hanno iniziato ad avere la necessità di mettere tutti i dati in un punto comune, i cosiddetti vendor network archive, perciò dei contenitori dove contengono informazioni del paziente, che vengono da fonti
di macchine di radiologia, di laboratorio, di diciamo, abitudine del paziente e via dicendo. Successivamente si è passato con internet a avere i dati intorno alla persona, perciò Internet of People. Da qui il paragone sulla sanità: ok, ho i dati della persona, ma la prima cosa è devo renderli sicuri, di conseguenza aumentare i livelli di sicurezza delle infrastrutture, aumentare la cultura soprattutto dei medici piuttosto che dei pazienti nell'utilizzare nuove tecnologie per andare a utilizzare dati medici. Se pensate, oggi si possono scaricare radiologie, esami direttamente con il telefonino, ma per poter andare a utilizzare questi strumenti c'è stato anche un cambio generazionale. Prima non si pensava possibile scaricare una lastra da un telefonino, oggi è possibile. Di conseguenza il passo successivo di internet è le applicazioni che girano attorno a internet, attorno a queste informazioni. Nell'ambito sanitario, rendere strutture fruibili dei dati che generano. Cosa semplice sulla carta, semplice sulla carta, ma difficile applicazione. Come sapete, nelle nostre infrastrutture sanitarie l'evoluzione tecnologica è molto indietro rispetto a quella di internet, però per avere gli stessi benefici dobbiamo aggiornare la parte tecnologica. Poi si è passato su, diciamo, l'internet delle cose. Nel caso della sanità, come utilizzare i dati applicati all'intelligenza artificiale con l'obiettivo di prevenire, efficientare costi e alla fin fine dare un livello di servizio ai pazienti molto innovativo e a livello economico, cercare di prevenire a livello economico a un minor impatto. Dunque, all'interno della nostra azienda abbiamo dovuto mettere a fattor comune tutte le informazioni, perciò quelle che arrivano dal mondo di in vitro, perciò laboratorio o radiologia, e creare due linee di business dedicati: una Enterprise Services, che mette a fattor comune il fatto di utilizzare dispositivi tradizionali, radiologici o di laboratorio, a servizio, e la parte digitale che fa da collettore a tutte queste informazioni e le rende fruibili sia all'interno degli ospedali, dei reparti, che all'esterno. Con che obiettivo? Aumentare la digitalizzazione nella sanità e rendere fruibili tutti questi dati. Dunque, in sintesi, cosa abbiamo dovuto fare? Trovare il modo di generare dati digitali. A oggi non tutte le macchine ancora hanno, diciamo, un'uscita digitale delle informazioni. Secondo, aggregare tutti questi dati, trovare il modo di analizzarli per fare analisi proattive e migliorare l'efficienza, e poi realizzare algoritmi che potessero dare, diciamo, un beneficio sia al paziente che alle strutture. Questo è un concetto che si estende su diversi ambiti, con l'obiettivo di creare un ecosistema. Perciò, come vedete, è un sistema dove raccoglie n informazioni, ma le rende fruibili sia dal paziente che da tutti i reparti, con l'obiettivo di avere un metodo di archiviazione standard e poter riutilizzare tutti i dati in ottica innovativa. Dunque, ricapitolando, cosa si può fare? Tramite telefonini, teleconsultazione, sistemi di conferenza, piuttosto che portali, sia paziente che medico, con la stessa interfaccia, aumentare, diciamo, l'interazione tramite la tecnologia. Questo che cosa fa? Dà un aumento incrementale di dati e la possibilità di andare a sviluppare applicazioni. Applicazioni come questa, ad esempio. AIRAD, il professor Gentini prima ha accennato il discorso di un sistema automatizzato interpreta meglio una radiografia. Questo è il sistema che, tramite intelligenza artificiale, con l'esperienza man mano che accumula, automatizza tutte le funzionalità per poter sostanzialmente andare a identificare una marca tumorale o via dicendo in modo automatizzato e lasciare il radiologo concentrarsi sulla parte post-diagnostica in modo automatico.
Successivo, questo software invece mette in correlazione tutti i dati attorno al paziente, perciò cartella clinica, il discorso di tutti gli esami, con l'obiettivo di agevolare e migliorare l'efficienza del percorso clinico e personalizzare tutto l'output diagnostico direttamente con questo sistema automatizzato e correlazionarlo. L'obiettivo è prevenire. Questo che cosa ci fa fare? Attività attorno al paziente che permette di avere un'esperienza sul paziente con la tecnologia migliore, una riduzione di costi perché, come detto prima, si riesce a prevenire, e la stessa possibilità di avere un'integrazione nativa con strutture diverse e avere la possibilità di andare a fare esami indipendentemente dall'ospedale, ma avere un unico punto di interazione con il paziente. Questo è possibile, però poi se ne parlerà, i limiti sono la tecnologia all'interno delle strutture, che se non sono a livello sufficiente, questo non possono dare benefici nell'ottica di questo tipo di programma. Grazie. Grazie, anche questo è un importante punto di visuale dello sviluppo dell'innovazione nel settore delle tecnologie avanzate. Adesso abbiamo la dottoressa Maria Ricci, AFSI Private Partnership Coordinator, che ci illustra l'attività della sua fondazione. Grazie. Rimarrò seduta perché non ho slide, ho portato un video che chiedo di far partire tra qualche secondo. Volevo ringraziare per questo invito, per noi è un contesto nuovo, appunto l'ambito della sanità a questi livelli non è, diciamo, non ci è proprio consono, ma ci stiamo ancora, ma ci stiamo avvicinando. È stato molto interessante soprattutto perché ho capito che alla fine lo scopo di quello che facciamo non è poi così diverso, perché o tutto quello che abbiamo sentito fino adesso arriva alle persone, è utile alle persone a far emergere tutto quello che è l'essere umano, oppure come nel nostro lavoro di ONG impegnata in 30 paesi del mondo con oltre 100 progetti, tutto questo non ha più senso e diventa vano. Appunto, noi siamo un'ONG che è nata nel 1972 qui vicino a Cesena. Oggi abbiamo un bilancio di 68 milioni, siamo presenti in 30 paesi con oltre 100 progetti, 1700 persone, staff locale, lavorano per noi nel mondo. Grandi numeri, come abbiamo sentito, grandi scoperte e innovazioni, ma dietro ogni numero vi assicuro che c'è il volto di una persona, perché per noi è molto importante che in tutto quello che facciamo la persona sia al centro. Non è uno slogan che trovate in tutti i nostri documenti sul sito e nei progetti, ma è realmente così. Chiederei di far vedere il video perché in questo modo diventa più facile poi dopo parlarvi e farvi capire quello che stiamo facendo in Siria. Spero di stare comunque negli 8 minuti. La situazione in Siria è stata definita dalle Nazioni Unite un po' da tutti come la catastrofe umanitaria più grave provocata dall'uomo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati circa 500.000 di morti, numerosissimi feriti e pensiamo ancora ai 13 milioni, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Se poi guardiamo gli sfollati interni sono più di 6 milioni, 6 milioni e 200 mila. Purtroppo, ecco, oltre ai morti, sono state anche distrutte le principali infrastrutture civili, per questo in particolare gli ospedali. Io dico c'è adesso la gente è sotto la cosiddetta, tra virgolette, bomba della povertà, perché secondo sempre i dati dell'ONU, l'80% la popolazione siriana vive sotto la soglia della povertà. Sono più coloro che muoiono per mancanza di assistenza sanitaria, di cure mediche, di medicinali, di quelli che muoiono sotto le bombe. E girando, visitando
i tre ospedali cattolici che sono presenti in Siria da più di 100 anni, 120 circa, che hanno cominciato ad operare in Siria, molto stimati, mi sono accorto 3 anni fa, che la loro capacità operativa era molto diminuita. Aprire questi nostri ospedali, tre ospedali, renderli operanti il 100%, c'era una sola maniera, avere dei fondi e aprire questi ospedali agli ammalati poveri. Chi ammalato è povero non si chiede la religione, non si chiede il curriculum vitae. Il progetto è stato studiato da esperti venuti dall'Italia con l'assistenza di APSI, ecco, che si è mostrata disponibile ad assistere, a portare avanti questo progetto sotto l'aspetto tecnico, operativo, e ho avuto l'appoggio prima di partire, ne ho parlato con Papa Francesco, con i suoi collaboratori, e questo progetto è sotto il patrocinio del Pontificio di Castero per lo sviluppo umano integrale, che siamo sotto questo patrocinio. Sono assistiti mediamente ogni settimana circa 400 pazienti poveri, e qualche mese fa, al termine di un anno e mezzo, le cifre di malati poveri assistiti parlavano di circa 23.000, e su questo periodo di 3 anni si pensa di assistere a circa 50.000 malati poveri. Ci sono due scopi che ci si prefigge, ecco, anche in questo progetto, in questa operazione, di curare il fisico e curare anche le relazioni sociali. Siamo partiti anche con fiducia, con fede nella provvidenza, perché, ecco, il progetto che per adesso si estende, un progetto di emergenza, vista la situazione catastrofica dell'ospedale in Siria, e prevede circa 17-18 milioni di euro. Il deserto siriano, soprattutto con l'altipiano, che c'è attorno a Damasco, pietroso, ecco così, e arido, nel mese di marzo, come quale un incanto, si copre di una coltre molto sottile di verde, una cosa, un incanto. Che vuol dire? Vuol dire che in mezzo a quelle pietre c'erano dei semi, invisibili, non si vedono. L'importante è seminare in questo deserto, in questa situazione, direi molto molto dolorosa della Siria. Spargiamo semi di solidarietà e semi di generosità. Ecco, vorrei rivolgere un grazie di cuore a nome di tutti i beneficiari siriani dei vari progetti, compreso il progetto Ospedali Aperti, e una disgrazia che potrebbe capitare ancora alla Siria, oltre alle varie disgrazie, sarebbe quella di venire dimenticata. Ecco, facciamo in modo che la Siria non venga dimenticata. Ecco, ci tenevo a farvi ascoltare le parole dirette della persona che ci ha ingaggiato nel 2017, che è il Cardinale Zenari, nunzio in Siria, a Damasco, e che nel 2017, di fronte a una situazione di guerra continua, dove gli ospedali pubblici erano stracolmi di gente in coda, ci ha chiesto di riattivare, di sostenere la gente che non poteva appunto affrontare le cure da sé, che non aveva diciamo supporto economico. Un minuto, perfetto. E in questo modo noi abbiamo attivato questo progetto. In ogni ospedale c'è un ufficio sociale dove le persone passano, viene fatta una piccola indagine per capire effettivamente lo stato economico di queste persone, cioè se sono effettivamente povere, e poi ottengono un voucher e vengono curate. Appunto, oltre 25.000 persone in questo modo sono state curate. Ci tengo gli ultimi secondi a diciamo stressare due aspetti di questo intervento. Quello umano sicuramente, cioè c'è un'attenzione per le persone, ogni persona appunto passando dall'ufficio sociale viene incontrata,
è un progetto aperto a tutti, ospedali aperti, quindi noi curiamo soprattutto persone musulmane dentro degli ospedali cristiani. Questo è, può sembrare un particolare banale, ma è una, diciamo, una rivoluzione per quel contesto, perché appunto di fronte alle differenze su cui tutti si fanno la guerra, musulmani, sciiti, sunniti, cristiani, in questo ospedale tutti vengono accolti e tutti vengono curati. Ci sono persone musulmane che hanno detto: noi veniamo qui perché noi abbiamo la fede ma voi avete l'amore, voi cristiani. E questo è un piccolo segno, scusate, non lascio spazio all'applauso perché sennò il professore dopo mi toglie la parola. E questo è un piccolo segno, ma è una cosa che nessun intervento con la migliore tecnologia riuscirebbe mai a fare. Cioè, se la tecnologia non supporta un incontro di questo tipo tra le persone, diventa tutto inutile. Grazie. Grazie, e credo che un po' di tempo in più che abbiamo lasciato sia assolutamente appropriato, visto il tono, che è pienamente coerente col tono del meeting, pienamente. Non si tratta di un qualcosa che certe volte qualche collega pur volenteroso arriva qua e porta le cose più sofisticate che c'è in testa. Questo è lo spirito del meeting, che il musulmano sia curato dal cristiano, che rappresenti un elemento di grande forza. Grazie alla bravura di tutti i colleghi, abbiamo anche qualche minuto. Se qualcuno ha una domanda da porre, prego, venga, venga. Una domanda al professor Amadori. Prendendo spunto da quello che diceva la dottoressa Ricci, che ci ha richiamato più volte, cioè di avere l'attenzione alla persona, lei da scienziato, medico, da uomo, se ci raccontasse qualcosa che a lei ha reso evidente come la tecnologia sia utile alla persona per lei, perché io ho avuto la possibilità di ascoltarla in altre occasioni e niente, mi interesserebbe, prendendo spunto dalla dottoressa Ricci, cosa ha voluto dire per la sua lunghissima esperienza professionale avere attenzione alla persona con tutto quello che vuol dire per la tecnologia, che evidentemente evolve. Grazie. La domanda. Pronto? La domanda difficilissima, al tempo stesso estremamente interessante. Sì, io nella mia esperienza di tipo clinico ho potuto sperimentare moltissime situazioni dalle quali ho sempre imparato una cosa fondamentale, ed è che il medico, il clinico, deve prima di tutto avere con colui che si rivolge a lui stesso un atteggiamento proprio verso la persona. Non sono affatto favorevole, per esempio, al fatto che un medico che riceve nel proprio ambulatorio un paziente guardi il computer e non guardi la persona negli occhi. Io ho avuto un'esperienza tragica in Africa, e la devo raccontare, brevissima. Grazie a questa iniziativa siamo riusciti un bel giorno a portare un giovane bambino africano a Milano per completare un trattamento medico con la radioterapia. Questo bambino, che era abituato a vivere nei villaggi di quel territorio, ha dimostrato a Milano di essere fuori dal suo ambiente, completamente disidattato, al punto che abbiamo fatto molta fatica ad applicare la nostra tecnologia per curare questo ragazzo, che pure è guarito, e contrariamente a quello che speravamo di poterlo inserire nei nostri progetti, anche con qualcuno pronto ad adottarlo, abbiamo pensato opportuno restituirlo al suo territorio. Quando sono andato a trovarlo dopo qualche mese dalla guarigione, era molto felice, aveva la sua bicicletta, aveva la maestra che gli insegnava le lingue, e quindi ero molto soddisfatto di questo. La tecnologia aveva vinto in quel momento, se non che quando un anno dopo ho chiamato il mio collaboratore, dottor Masalo, che lavora e dirige l'oncologia, e gli ho chiesto di poter rivedere questo ragazzo che si chiamava Pandugi, mi ha risposto:
lasciandomi esterrefatto. Non è possibile perché Pandugi è morto. Ma dico, come è morto? Era guarito. Non è morto di malattia. È morto in una rissa fra bambini di strada, essendone rimasto pugnalato. Allora, e a me è venuta una serie di considerazioni da fare. Ebbene, la tecnologia è importante, guarisce le persone, può fare tanto, ma quando abbiamo a che fare con queste situazioni, io credo che dobbiamo farci carico anche di un altro problema, di modificare le condizioni economico-sociali di un certo territorio, guarire quella società malata per far sì che non venga vanificato il risultato di una tecnologia che invece si è tradotta in una tragedia per quel ragazzo che poteva avere davanti a sé tutta una vita. Questa è stata l'esperienza più drammatica che io ho vissuto grazie a questa nostra esperienza. Grazie Dino per questa per questo ricordo e questa accentuazione del significato che le tecnologie hanno di essere al servizio della persona, del medico, ma non di sostituirla. Noi siamo in orario perfetto, anzi abbiamo anche il modo che ciascuno dei colleghi dica una battuta che sintetizza il suo pensiero riguardo all'innovazione in questo momento. Cominciamo da... Un minuto, no, va bene. Ma come ho detto prima, un po' meno di un minuto, 20 secondi, va bene. Come ho detto prima, come azienda stiamo facendo grossi sforzi, però detto sommato, se alla fin fine non si fanno innovazione, sia lato paziente, lato strutture, tutto è lasciato alle mani del fato. Di conseguenza, quello forse è un appello più che una battuta. Il fatto è, se vogliamo dare di più, probabilmente sono proprio le persone e l'istituzione che devono dare una mano nell'innovazione. Allora, parlare dopo il prof è sempre difficile. Però una battuta in conclusione, che forse prima non sono riuscita ad esprimere correttamente. Noi come azienda ci occupiamo di software. La tecnologia che noi mettiamo sul mercato e mettiamo a disposizione delle persone è uno strumento. Sono sempre le persone che devono comprendere la potenzialità della tecnologia e farne un buon uso. Come dicevo prima, il software che noi vendiamo, che noi abbiamo sviluppato, se uno si fermasse alla forma, alla superficie, è uno strumento per adempiere a una normativa, ad un obbligo, ma è molto altro. Se la persona riesce a sfruttare la tecnologia, riesce a fare veramente del bene, riesce ad andare oltre. Il software ti mette, nel nostro caso, mette a disposizione tantissimi dati, è poi l'uomo che deve capire come utilizzare quei dati, interpretare quei dati e, nel nostro caso, implementare dei miglioramenti nelle procedure, nei protocolli di acquisizione per migliorare quello che è la qualità delle prestazioni sanitarie erogate al paziente. Quindi davvero la tecnologia è al servizio dell'uomo se l'uomo ha la volontà e la capacità di utilizzarla al meglio. Ok. Non ho letto nei vostri occhi perché siete troppo lontani, però in tanti di quelli che ascoltano le cose che racconto mi dicono ma non è che c'è la paura che questo robot alla fine prenda il posto dell'infermiere, di chi io poi, sai, della persona di cui avrò bisogno, della persona, no? Perché parliamo di dialogo con il robot, eccetera, eccetera. Questa paura esiste, è diffusissima. Una badante mi disse, ma io voglio la mia badante, un'anziana mi ha detto, io voglio la mia badante, mica un robot. No, no, non lo fate questo perché poi devo licenziarla, io ci parlo, no? E quindi, a parte, diciamo così, questo episodio, questo piccolo racconto simpatico, queste tecnologie sono dispositivi umani, ovviamente, nel senso che li fa l'uomo. Possono essere utilizzati per il bene o per il male, vi ho fatto vedere un po' quella specie di matrice etica, però dobbiamo farci i conti,
perché io ho intervistato a livello europeo, ho fatto anche un minimo di giornalismo per il progetto, i decisori dicono che non abbiamo risorse umane sufficienti a fronteggiare, per esempio, il declino demografico dell'Europa e il bisogno di assistenza delle patologie croniche. Quindi quanto più riusciamo a utilizzare in maniera appropriata questi strumenti per togliere lavoro di bassa leva al medico essenzialmente, tanto più ci guadagneremo come società. Certo che dobbiamo pensarci bene però, perché siamo, diciamo così, alle soglie di un'era in cui l'essere umano sarà fortemente interrogato sul significato di questi strumenti che stanno diventando, c'è un libro interessante, da intelligenti anche addirittura sapienti, no? Quindi insomma la sfida è aperta. Sull'innovazione, parlando lato ONG, appunto impegnata in progetti di cooperazione e sviluppo, è sicuramente un aspetto interessante. A noi interessa molto nei nostri progetti, ed è anche richiesto dai finanziatori, che ci sia questo aspetto, per cui su questo progetto, come su tanti altri, ci interessa aprire un dialogo. Sicuramente la telemedicina ha un valore nel contesto che avete visto importante, perché ci sono posti dove non si riesce ad arrivare, non si riesce a entrare, e sicuramente anche in altri contesti si riesce in questo modo a sorvolare su tanti problemi, smaltimento dei rifiuti, vari problemi che possono nascere, e quindi ci interessa, a patto appunto che sia sempre a supporto di un incontro tra le persone e per le persone. Benissimo, io credo che la sintesi di quanto è stato mostrato e discusso sia che c'è bisogno di utilizzare la tecnologia per i bisogni della persona e del suo medico. Questo è l'obiettivo principale. Che le aziende abbiano sviluppato uno sforzo in questo senso è molto importante, perché in questo certamente ci sarà un miglioramento anche dell'offerta di questi servizi che fino adesso sono stati usati solo in parte. Io sono convinto che se l'anno prossimo ripeteremo qualcosa del genere potremo dire cose ulteriormente interessanti, e magari anche dalla audience ci potrà essere una maggiore tendenza a richiedere, a volere l'uso delle tecnologie al servizio della propria salute e del proprio benessere. Grazie a tutti.